Buonasera. Direi che possiamo fare l'appello, dottore. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in questo Consiglio Comunale, vista l'emergenza che continua imperterrita, quindi doppiamente grazie. Passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Diamo per letti approvate o dobbiamo leggere qualcosa? All'unanimità, ok. Immediatamente seguibile ovviamente. Poi, secondo punto all'ordine del giorno, presa d'atto del libro di scioglimento e convenzione di segreteria tra i comuni di Ogliastro Cilento Perito e Prignano Cilento. Prendiamo atto del fatto che il comune capofila Ogliastro Cilento ha deciso e deliberato di sciogliere la convenzione che è ad oggi ancora in atto tra i tre comuni, Ogliastro Capofila, Perito e Prignano Cilento. Quindi non possiamo fare altro perché era previsto come articolo nella convenzione che qualora il capofila decidesse di sciogliere anticipatamente era ovviamente possibile. Quindi è una presa d'atto favorevole, immediatamente seguibile. Terzo punto all'ordine del giorno. Costituzione e convenzione di segreteria tra i comuni di Ogliastro Cilento, Perito e Castelnuovo Cilento. Quindi questa volta invece andiamo a costituire la convenzione dell'ufficio di segreteria tra Ogliastro Cilento, che resta ovviamente comune capofila, in quanto è lì che è titolare il dottore Cortazzo, il comune di Perito e il comune di Castelnuovo Cilento. L'unica particolarità dove questa volta il comune di Ogliastro Cilento andrà ad assorbire per un mezzo, quindi per 18 ore settimanali il dottore Cortazzo, noi ce l'avremo per 12 ore settimanali e il comune di Castelnuovo Cilento per solo 6 ore settimanali. Quindi c'è un piccolo incremento di costo rispetto a quanto avevamo previsto nel bilancio, però il tutto è venuto dopo che abbiamo approvato lo schema di bilancio in giunta, quindi poi andremo ad apportare successivamente una variazione di bilancio, quindi passiamo dalle attuali 9 ore che saranno in vigore fino al 31 marzo e dal 1 aprile avremo 12 ore il dottore a nostra disposizione. Ritengo che per noi sia ovviamente conveniente in quanto abbiamo assoluta necessità della presenza del segretario comunale che ci dà supporto, in quanto sono molto ridotti gli uffici, quindi la sua presenza è utilissima. Quindi propongo di andare ad approvare, il resto della convenzione è perfettamente uguale agli altri che abbiamo già fatto col Comune di Ogliastro. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Favorevoli? Immediatamente seguibile. Quarto punto all'ordine del giorno, questo è un punto molto importante che ci tenevo molto a portare in Consiglio Comunale, probabilmente siamo tra i primi comuni che vanno a portare in Consiglio Comunale, primo comune del Cilento intendo, a portare in Consiglio Comunale un argomento di tale importanza. Avrete letto nelle proposte che vi abbiamo inviato sulla PEC il fatto che in modo inusuale, in quanto nella proposta progettuale che era stata discussa in passato, l'alta velocità doveva transitare parallelamente alla Ogliastro-Sapri, cioè praticamente lungo la superstrada, grosso modo, e quindi passando nel Cilento, quindi anche nella nostra zona, alta velocità. Nella fase progettuale che invece hanno discusso ultimamente nella Commissione Ambiente e Trasporti in Parlamento, il commissario attuale delle ferrovie RFI, quindi Rete Ferroviaria Italiane, ha stravolto il progetto per quanto ci riguarda, nel senso che l'alta velocità, così come già fatto su Napoli, bypassa il capoluogo Napoli, non si ferma su Napoli, questo è un dato di fatto già assodato, andrebbe a bypassare Salerno e andrebbe a bypassare anche Battipaglia, quindi servendo una linea secondaria per noi, bypassando il Cilento perché va nel Vallo di Diano, andrebbe fino al Lago Negro, poi dal Lago Negro arriverebbe a Praia Mare, quindi bypassando completamente il Cilento.
Onestamente credo che per noi che viviamo su questo territorio è l'ennesimo colpo di grazia, perché molti giovani hanno puntato, probabilmente con le varie attività economiche che sono in procinto di partire, bed and breakfast e attività similari, puntando anche sul flusso di turisti che potrebbero arrivare nel Cilento. Se invece il flusso di turisti che dovrebbero arrivare nel Cilento non arriva più nel Cilento, ma si ferma a Fisciano, si ferma a Eboli o da qualche altra parte, probabilmente prenderebbero altre direzioni. Quindi io propongo al Consiglio Comunale di votare favorevolmente a questa delibera di protesta nei confronti delle rete ferroviarie italiane, facendo voti agli enti sovracomunali, quindi parlando dal Parco Nazionale del Cilento, Provincia di Salerno, Regione Campania, Parlamento e quant'altro, per cercare di rivedere questa fase progettuale nuova che hanno preso iniziativa senza coinvolgere gli enti territoriali preposti. Cioè nessuno, dal Presidente della Regione Campania scendere giù, sapeva assolutamente nulla. È un'idea che magari avrà anche delle giustificazioni economiche, ma che tutti ignorano. E quindi ritengo che quantomeno rendere partecipi i territori di ciò che vanno a decidere sulle nostre teste sia cosa buona e giusta. Quindi se il Consiglio vuole esprimere un proprio parere, liberamente lo si può esprimere, altrimenti andiamo a votare così com'è la proposta di delibera. Favorevoli? Immediatamente seguibili, ma in questo caso si tratta solo di spedire agli enti preposti questo corpo di delibera. Quinto punto all'ordine del giorno, e qui cominciamo a lavorare per arrivare poi definitivamente all'approvazione del bilancio, e parliamo delle determinazioni aliquote e scadenze IMU anno 2021. Le scadenze sono quelle dettate ovviamente dalla legge nazionale, quindi il 16 giugno e il 16 dicembre, 16 giugno l'acconto, 16 dicembre il saldo. Non ci discostiamo assolutamente nulla da quando già approvato negli scorsi anni, significa soltanto il 2020, perché il 2020 è stato il primo anno dove c'era la TASI che era stata abolita, quindi noi andiamo a riapprovare le stesse aliquote già riprodotte per il 2020, cioè accorpando IMU e TASI, così come dice la legge. Cioè in pratica le prime case non pagano, eccetto quelle di lusso, che sarebbe il 6,5 per mille. Le seconde case pagano il 9,1 per mille. Quelle che invece vanno concesse in uso gratuito tra genitori e figli solo in linea retta, quindi primo grado, genitore, figli, uno sconto del 50%. Per la prima volta potremo tentare di rendere finalmente esecutivo anche far pagare l'IMU sui terreni edificabili. Ci tengo a sottolineare questa cosa, quanto è un impegno che abbiamo assunto in Consiglio Comunale, cioè quello di cercare di rendere finalmente tassabile anche le aree edificabili. Noi abbiamo fatto tutto un lavorio enorme, che non vi vengo qui a raccontare in Consiglio, ma siamo arrivati alla determinazione del valore venale del terreno. Abbiamo deliberato, dopo veramente abbiamo patito tanto, però ce l'abbiamo fatta, quindi ritengo che siamo nelle condizioni di poterlo fare. Ovviamente le detrazioni sono le solite, 200 euro per la prima casa, quello dovessero pagare, le esenzioni sono quelle stabilite da legge, nulla di particolare. Cioè in pratica riconfermiamo quanto già fatto nel 2020, l'importo che si prevede di incassare è di 121.000 euro, quello che era previsto anche per il 2020. Ci sono interventi? Favorevoli? Immediatamente seguibile? Sono due contrari? Allora, sono due contrari, il resto favorevole. Sesto punto all'ordine del giorno, verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie. Anche qui non ci discostiamo da quanto già deciso nei precedenti anni, nel senso che questa è una delle delibere propedeutiche obbligatorie per poter approvare il bilancio. Cioè che cosa significa? Che qualora si decidesse di andare
a fare un lotto di fabbricazione, qualche cosa, nelle zone B1, C e D, che nel nostro caso sono previste tutte e tre queste aree, nella zona Condrada Iscabate Piano Marri. In questo caso che significa? Che qualora si decidesse di andare a fare questo lotto di fabbricazione, gli oneri di fabbricazione per quando riguarda la costruzione di opere primarie, quindi fognature, strade e quant'altro, sono a carico ovviamente dell'ente, quindi del comune, e queste debbono essere ribaltate sui privati. Quindi che significa? Che l'ente va a espropriare i territori dove deve nascere il tutto, ma al costo di realizzazione delle opere, quindi né più e né meno. Quindi le cifre che si vanno a deliberare, gli importi, sono assolutamente indicative, nel senso che al momento in cui si crea la condizione si vanno a determinare questi importi. Quindi quello che noi approviamo è assolutamente indicativo, non è vincolante per il Consiglio né tantomeno per l'ente. Quindi io ritengo che si può tranquillamente approvare così com'è, perché l'abbiamo già fatto anche negli altri anni. Interventi? Dunque, si astengono l'opposizione, favorevoli? Immediatamente seguibile. Poi, approvazione tariffe TARI. Nonostante questo è una cosa che dispiace, perché è un salasso un po' per tutti, però è motivo di orgoglio per questa amministrazione, perché siamo il primo comune in provincia di Salerno ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, nel senso che è il primo comune ad aver ottenuto da parte dell'EDA la determina di approvazione del piano economico e finanziario. È un lavoro che abbiamo già fatto nel mese di novembre, l'avevamo spedito all'EDA e ci è stato accordato la settimana scorsa, ragion per cui possiamo andare tranquillamente in Consiglio ad approvare le tariffe. Ci discostiamo un poco, leggermente, da quanto fatto l'anno scorso, perché noi avevamo proposto all'EDA un importo di 159.000 euro. Questo è quello che il Comune di Perito aveva proposto, il piano finanziario, all'EDA. L'EDA ha rifatto, come è normale che faccia, tutti i suoi conti sulla base dei dati riportati in bilancio, e sarebbe il bilancio consuntivo 2019, e quindi ha portato da 159.000 a 162.000, quindi uno spostamento di circa 2.500 euro, nulla di particolare. Significa che abbiamo lavorato bene, in sintesi. Quindi il totale sarà 162.085, sarà così suddiviso. La componente variabile è 75.597 e la parte fissa 86.488. Questo che cosa significa? Significa che andando a suddividere per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, dove le utenze domestiche sono complessivamente 657, le utenze non domestiche sono 34, quindi il 95% lo paghiamo come utenze non domestiche, componente fissa e componente variabile, e il 4%, quasi 5%, sono le utenze non domestiche. Quindi andando a elaborare il tutto, significa che, prendendo ovviamente come i valori minimi dei coefficienti di calcolo, cosa che stiamo facendo da sempre praticamente nel metodo tariffario, il KA, KB, questi coefficienti che sono tristemente noti per chi fa questo tipo di calcolo, prendiamo sempre i coefficienti più bassi ovviamente. Quindi per quanto riguarda la quota variabile, cioè significa quante persone compongono il nucleo familiare, per un monocomponente, a prescindere dai metri quadri che è calpestabile la sua casa, paga circa 54 euro un monocomponente. Se due componenti sono 125 euro, tre componenti 161 euro, nel caso mio di quattro componenti 197 euro. Nel caso mio, perché mi interessa di una persona, 197 euro per tutti e quattro i componenti e ogni metro quadrato 1,50 euro. Quindi è tutto parametrato alla numerosità del nucleo familiare
e questa sarebbe la quota variabile. La quota fissa poi significa varia secondo se un componente 2, 3, 4, 5, 6 o più, e varia il metro quadro. Se è un solo componente, il costo al metro quadro è di 1 euro. Se sono 5 componenti, 1,54 euro. Nel mio caso, dicevo, di 4 componenti, 1,50 euro. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, quindi casa di cura, negozi di abbigliamento, tabaccai, bar, supermercati e quant'altro, c'è anche qui una quota fissa e una quota variabile. Però è veramente esiguo, nel senso che parliamo di poco, perché tutte 34 le utenze staranno nemmeno 8.000 euro, tutte 34 le utenze pagheranno solo circa 8.000 euro. Le scadenze... qui abbiamo approvato, ho fatto un errore. Vabbè, adesso approviamo le tariffe. Purtroppo non ho messo le scadenze, quindi poi dovremo tornare un'altra volta in consiglio per mettere il... Adesso approviamo le tariffe, il piano tariffario. Le tariffe, le scadenze significa le rate. Purtroppo mi sono dimenticato di inserirle nella proposta. Quando si approva il ruolo poi decidiamo. Ok, quindi su Ori Eterno poi andiamo a stabilire. Normalmente però facciamo sempre tre rate. Purtroppo ho sbagliato, quindi me ne accorgo solo adesso. Non ho inserito nella proposta di delibera le scadenze delle rate, quindi significa che normalmente facciamo luglio, novembre e poi mi sembra fine marzo, poi quest'anno non facciamo in tempo, fine marzo. Quindi in fase di elaborazione del ruolo, in fase di determina, poi stabiliamo le tre scadenze. Credo che dovremmo tornare in consiglio, però poi lo verifichiamo. Quindi al momento approviamo le tariffe così come ve le ho spiegate. Se ci sono interventi, altrimenti possiamo andare a votare. Favorevoli? Immediatamente eseguibile. Contrario. Allora, adesso passiamo alla discussione di due punti all'ordine del giorno. Propongo di discuterli insieme, il DUP, il documento unico di programmazione, e l'approvazione del bilancio. Perché propongo di approvarli insieme? In quanto sono l'uno similare all'altro, cioè l'uno non può fare a meno dell'altro. Il bilancio non può fare a meno del DUP, il DUP non può fare a meno del bilancio, quindi o si approvano tutte e due o si bocciano tutte e due, quindi non c'è alternativa. Perché l'anno scorso abbiamo approvato un'unica delibera, quest'anno il revisore, in quanto è cambiato, ha chiesto di fare due pareri separati, quindi ha espresso un parere per il DUP e un parere per il bilancio, ragione per cui dobbiamo necessariamente sdoppiare, ma parliamo della stessa cosa. Quindi i pareri sono precisamente due, sono stati approvati dal revisore, il bilancio è stato depositato il 18 di febbraio, quindi sono decorsi i 20 giorni, abbiamo tutti gli elementi per poter parlare in consiglio di quanto è stato elaborato. Tutte le delibere propedeutiche sono state approvate, quello che c'è di importante da dire, e lo voglio raccontare, è che abbiamo cercato di non inasprire in alcun modo, eccetto la TARI, questi pochi migliaia di euro, che dove, però purtroppo non dipende più da noi, ormai la TARI dipende da un ente sovracomunale, ritengo che siamo stati abbastanza bravi, quindi abbiamo cercato di mantenere la stessa tassazione, cioè l'IRPEF è rimasta la stessa, così abbiamo provato lo scorso Consiglio Comunale, l'IMU è rimasta la stessa. Per quanto riguarda le tassazioni importanti sono queste, l'IMU l'abbiamo già discusso. Quello che è importante sono le opere pubbliche e vorrei parlare delle opere pubbliche perché è vero che molti pensano che sia un libro dei sogni,
Però credo che sognare è anche un po' come è la speranza che ci anima di poter realizzare qualcosa di importante per le nostre comunità. Allora, qualcosa di importante sta accadendo perché il Comune di Perito è beneficiario di due finanziamenti, sono già arrivati e stiamo già lavorando per procedere, per la progettazione per il dissesto idrogeologico che comunque affligge anche Perito capoluogo, e quindi il Ministero ha già erogato 150.000 euro, quindi adesso è in corso la procedura di affidamento per la fase progettuale del dissesto idrogeologico su Perito capoluogo. Inoltre è già beneficiario, quindi sono già arrivati, altri 50.000 euro per la progettazione di un'altra arteria importantissima per il Comune di Perito per quanto riguarda la cosiddetta stradella. E lì sono già arrivati. Appunto, anche qui è in corso la procedura di affidamento per la fase progettuale. A sistema, la piattaforma del Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati caricati altri progetti, sono stati approvati ovviamente in giunta la fase preliminare, di cose altrettanto importanti. C'è un ulteriore lotto, ed è inserito nel piano triennale, un ulteriore lotto per il dissesto idrogeologico su Ostigliano, e poi due sogni che speriamo di realizzare. Chiediamo i soldi per progettare la strada, quindi progettare e poi completare, sperando, la strada Maronna-Clurito, dove è stato fatto già un primo lotto. Vorremmo cercare di arrivare fino in fondo, cioè adesso è partita laggiù, la fase di asfalto dovremmo portarla fino su in paese. L'altro sogno, invece altrettanto importante e forse addirittura più importante, è collegare la Condrada Iscabate passando per gli Scarlandi. Mo, chi conosce la zona significa si passa dall'ex caseificio, si arriva dove abita Bruno Gorga da quelle parti, si costeggia la costa che scende sotto il comune di Perito e si arriva dov'è il ponte che attraversa il fiume Alendo, cioè la cosiddetta casa del Ronfranco, giusto per far capire a chi conosce un po' il territorio. È una fase progettuale importante perché se viene concessa la progettazione, quindi realmente si mette nero su bianco di quello che si intende fare, probabilmente poi si riuscirà a trovare anche la fonte di finanziamento per la realizzazione. Questo significa che si andrebbe finalmente a valorizzare degnamente e concretamente un territorio a me molto caro, la Condrada Iscabate. Gli altri progetti sono rimasti praticamente tutti inseriti, quelli che c'erano già negli anni passati, non è stato tolto assolutamente nulla, quindi questo è un fatto importante. Altro fatto importante che tengo a comunicare al Consiglio: stiamo procedendo per poter andare a rogare il contratto, l'arrogazione sarebbe il contratto, quindi l'acquisto dell'ex caseificio. Stiamo lavorando in tal senso perché il mutuo è stato erogato, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter andare a rogare. Anche questo sarebbe un ulteriore arricchimento da parte del Comune. E quindi si continua nella valorizzazione della Condrada Iscabate. Credo che se ci sono altre domande, altrimenti non avrei molto da aggiungere. Tecnicamente poi possiamo scendere nel dettaglio, però come linee guida questo è quello che grosso modo stiamo cercando di darci come amministrazione. Favorevoli? Quindi votiamo per prima la delibera numero 8 per quanto riguarda il DUP. Immediatamente se... Ho detto qualcosa? Contrario, immediatamente seguibile. A questo punto poi direi che possiamo votare anche per il bilancio. Favorevoli? Contrari ancora? Immediatamente seguibile. Ok, se ci sono interventi altrimenti direi che possiamo chiudere il Consiglio. Ringrazio tutti per la partecipazione e speriamo bene.